Il premio Pisa che va in scena a San Rossore domenica è la porta della primavera. Se la città della torre fosse stata americana, avrebbe inventato per far marketing il giorno della marmotta a Barbaricina. Si vede il Pisa e si capisce che lingua si parlerà nell'anno, se per la pista girano campioni. In questo caso ormai se li vengono a prendere subito giapponesi, arabi o altri paperoni miliardari, o soltanto buoni cavalli. Si vede sul campo, da come prendono la classica, parlare di Listed è quasi un insulto purtroppo, ma anche prima, nel modo in cui svernano, da come si chiamano gli allenatori che portavano qui i cavalli dalle scuderie del nord, per rispetto verso di loro e per non far pesare l'inverno metropolitano. Desio era di casa, ne vinse ben 16, la Dormello altri 9, l'ultimo con Dordone nell'88. Federico Regoli ben 15, 5 da Fantino e 10 da allenatore. Nel 1953, per un motivo o per un altro, furono solo 3 i partenti, ma fu una festa per tutti e 3. La sorpresa si è prodotta prima della corsa. L'aspettatissimo Alberigo, campione della razza del soldo, è stato ritirato per indisposizione ai reni. Al peso, Gabrielli medita la tattica. Contro il suo master sono rimasti minacciosi Balseur e Austro, l'altro rappresentante dei Pini di Roma. Saranno 3 i cavalli in pista. Enigma breve scadenza del tabellone, mentre le macchine da presa si puntano sul primo scatto. Austro prende subito il comando. Gli altri 2 affiancati lo tallonano. Gli zoccoli battono impetuosamente l'ellissi distesa tra quelle che D'Annunzio chiamava le pratola di San Rossore. La lunghezza è di 1500 metri, il premio in palio 1.575.000 lire. Sull'orlo dell'ippodromo i pini a ombrello con la loro fitta chioma non lasciano capire che la giornata è di gran vento. Dall'ultima curva Austro è uscito ancora in vantaggio. Uno slancio che gli darà il posto d'onore sia pure in fotografia. Ma è arrivato il momento di Master. 400 metri dal palo gli bastano per vincere. Un Fantino che sa quello che si fa, un cavallo che sa tendere il muso verso gli allori. In precedenza, nel 1931, una certa Nogara si era dimostrata una grande migliarina, centrando il filotto Pisa, Elena e Parioli. E allora, direte? In razza fu illustrata da un certo Nearco. Il Pisa è davvero soltanto una Listed? La prima vittoria della Dormello Olgiata dopo la morte di Tesio e per il nuovo training di Vittorio Ugopenco fu l'edizione del 55. Quando era a Barbaricina a svernare, Ribò era proprio nella sua seconda casa. Eccolo in training in uno splendido filmato d'epoca. In corsa fu come un uragano. Ecco Jaffé, Chiarella e Donata Veneziana che lo accompagnano nella sfilata. Ed ecco la vignetta di Punch pubblicata da Renzo Castelli nel suo prezioso testo di Ribò, cavallo del secolo. La premiazione di Nonna Lidia fu soltanto la prima di una lunga e meravigliosa serie di grandi trofei internazionali. Gli ultimi anni parlano di buoni cavalli e di grandi uomini, con Stefano Landi, il granduca a cavallo di queste parti, che centrò il suo primo Pisa con Slapper e poi bissò con Facoltoso, o come i due Bietolini, che come Colombo aprirono la via per le Americhe con Gordol Dumesso.
o almeno del Sud Tirolo. Tornerà mai di gruppo il Pisa? Molto difficile, purtroppo. Bisogna vedere quanto sono buoni i suoi frequentatori e la speranza, proprio per questo, è che lo siano parecchio. Chissà che anche grazie alla magia di Pisa, all'estero, un giorno, non tornino a rispettarci come una volta.